ringrazio Scienze e Vita, Michele, che mi ha invitato, ringrazio tantissimo i due relatori che mi hanno preceduto perché mi hanno molto illuminato con i loro interventi, spero di avere per potervi assimilare. Ecco, io inizio facendo una breve considerazione personale. Io sono, come ti ho detto, un geriatra, quindi per sé cosa c'entro con gli stati vegetativi? Non c'entro niente. Si sente? Non c'entro niente con gli stati vegetativi perché sono un geriatra. Nel centro dove io lavoro, che è il centro del Don Orione, delle sacerdoti dell'ordine del Don Orione, nel 96 è stato aperto questo reparto dedicato a persone in stato vegetativo. Ho chiesto la mia disponibilità ad assumere la responsabilità e io, con una notevole dose di incoscienza, perché allora quasi non sapevo cosa fosse lo stato vegetativo, ho detto subito di sì. Erano due motivi che mi spingevano, mi hanno spinto a fare questa scelta. Prima di tutto la radicalità e la gravità della condizione in cui si trovano a vivere queste persone, questo modo di continuare a vivere strano, per certi versi ancora misterioso, perché noi in realtà sappiamo molto poco di cosa percepisca e cosa vive una persona di stato vegetativo. Forse non lo sapremo mai fino in fondo. Comunque era evidente la loro povertà esistenziale e la radicalità delle domande che queste persone fanno. Il secondo motivo allora era un'intuizione, poi con gli anni è diventato sempre più una certezza, che decidere di prendersi o non prendersi cura in una condizione come questa finisce con il tracciare un confine superato il quale ogni forma di abbandono sull'essere umano debole o svantaggiato può trovare la sua giustificazione. Viviamo in un tempo in cui il termine di persona umana è diventata quasi un titolo di merito, una patente da dare agli individui nel corso della loro esistenza in relazione alla presenza, all'assenza, alla comparsa, alla scomparsa di una funzione di una capacità, per cui se tu sei capace di fare certi atti e compiere certi gesti sei persona, se no non lo sei. Quando inizio queste presentazioni sullo stato vegetativo, inizio sempre con questa riflessione di Hannah Arendt, che mi ha molto colpito quando l'ho vista la prima volta. Evidentemente quando Hannah Arendt ha scritto questa riflessione, non ha scritta facendo riferimento agli stati vegetativi che allora neanche esistevano, ma l'ha scritta di fronte a quella tragedia umana che sono stati i campi sterminio nazisti, e in particolare di fronte alle persone sopravvissute a questa tragica esperienza. Persone che avevano perso tutto, perso relazioni, identità, amicizie, parentele, tutto, ma conservavano la cosa fondamentale che loro, la qualità fondamentale che è loro continuare a essere uomini. Ecco, io non ho mai trovato una definizione più precisa di stato vegetativo. Persone che hanno perso ogni altra qualità eccetto quella fondamentale del loro essere uomini. Quando faccio queste presentazioni porto delle immagini, i testi sono brevi, però le immagini le porto perché io voglio che la gente veda le persone di cui ci prende ancora, per vedere il loro volto, per vedere come il loro volto è il volto assolutamente umano, è il nostro stesso volto, e come al di fianco di questi volti non ci sono mai macchine, macchinari, respiratori o cose di questo genere, ma ci sono i volti di altri uomini e altre donne che ogni giorno si prendono cura di loro. Come se fosse la cosa più semplice e naturale, perché in realtà è la questione più semplice e naturale di fronte a un bisogno così. Dobbiamo, purtroppo ancora a distanza di tanti tempi, dobbiamo ancora specificare cos'è lo stato vegetativo, perché ancora oggi è impropriamente usato questo termine. Oggi non è più usato, si tratta di definirlo come uno stato di veglia non responsiva, però si fa ancora confusione col coma, lo stato vegetativo e la veglia non responsiva sono condizioni diverse dal coma. Il coma è una condizione in cui cade una persona quando subisce una grave lesione al cervello, e questa persona ha di fronte a sé due strade, o la morte, oppure incamminarsi su questa curva che descrive le sue possibili evoluzioni. Il primo stadio è quello di essere, quello di stato vegetativo,
in cui la persona riapre gli occhi. Il passaggio dal coma allo stato vegetativo è segnato proprio dall'apertura degli occhi, che significa che questa persona riacquista i ritmi di sonno veglia, di giorno sveglia, di notte dorme, ed ha gli occhi aperti. Questo ritorno allo stato di vigilanza non responsiva non è apparentemente accompagnato, userò molto spesso la parola apparentemente nella mia relazione stasera perché è così di fatto. Apparentemente questo recupero di vigilanza non è accompagnato da un recupero di coscienza. La coscienza qui è intesa come capacità di consapevolezza di sé e capacità di relazione con l'ambiente. Poi se questa persona prosegue nella sua evoluzione favorevole, passa in uno stato cosiddetto di coscienza minima, in cui certamente si evidenzia un recupero della coscienza come relazione mentale, cioè vuol dire che questo soggetto comincia a interagire con chi sta intorno, riconoscere la voce della mamma, gira gli occhi quando lo chiamo, qualche volta mi stringe la mano se glielo chiedo. La cosa importante è dire che questo recupero non è un interruttore che si accende e si spegne, ma è una fluttua, la coscienza che compare fluttua, c'è in certi momenti, in certi altri non c'è. Questo rende conto anche del fatto che prima di accorgersi di questo recupero delle persone sono i parenti, che sono presenti soprattutto le mamme, 12 ore al giorno al letto di questi malati, e sanno cogliere questi momenti che a spot compaiono durante la giornata, che noi tante volte operatori sanitari prendiamo un po' alla leggera. In realtà ci sono, ma non ci sono nel momento in cui lo vediamo noi. Poi vabbè, se il percorso di recupero procede, si va verso un buon recupero. Ecco, stato vegetativo è una condizione che ho detto prima, ai tempi di Anari non c'era, incomincia a comparire attorno agli anni 50 quando compare la medicina tecnologica, tutti i macchinari di sostegno alle funzioni vitali. Chi rimaneva in coma per più di qualche giorno, il coma non dura mai più di qualche settimana al massimo. Dire si sveglia dopo 10 anni di coma perché ha sentito Vasco Rossi è una cosa che non esiste. Chi rimaneva in coma per più di qualche giorno fatalmente moriva perché sopravvenivano complicanze metaboliche infettive che lo portavano a morte. Con l'introduzione delle terapie intensive, unità coronariche e quant'altro, questo processo si è interrotto e quindi la prognosi di questa condizione di coma è molto. Il rovescio della medaglia che sono comparsi gli stati recettivi che possono considerabile l'esito non voluto e non auspicato di questo intervento medico. Queste sono un po' le caratteristiche e la fondamentale è che questi soggetti hanno gli occhi aperti ma non sono capaci di dare segni di contenuto di coscienza. Non sono immobili, non parlano però, non sono muti, possono avere dei suoni. Possono anche deglutire, però questa deglutizione non è sufficiente a garantire la sopravvivenza e quindi vengono alimentati tramite quel tubicino che si chiama PEG, o meglio in conoscenza comune, un tubicino della lunghezza di 25 cm circa, che passando la parete addominale va nello stomaco attraverso questo tubicino, ne diamo alimento, cibo, idratazione e terapie a questi soggetti. Non c'è nessuna condizione clinica in medicina che abbia un margine di errore diagnostico alto come lo stato vegetativo. Si parla addirittura del 40%, questo dato fluttua sempre, non è che l'introduzione delle risonanze magnetiche funzionali o di tutti questi macchinari di neuroimaging hanno migliorato la diagnosi, perché la diagnosi stato vegetativo è una diagnosi evidentemente clinica. Se io durante il giorno mi presumo solo con mia mamma, gli stringo la mano quando lei me lo chiede, non sono in stato vegetativo. Quindi capite com'è difficile la diagnosi in stato vegetativo, ma mi trovo in una condizione di coscienza minima. Ma cos'è, come possiamo definire? Io nel principio lì che ho avuto l'avventura di scrivere su alcuni anni fa, avevo elaborato una domanda. Mi ero chiesto chi sono queste persone che mi prendono. Ecco, io lì ho detto, ma lo stato vegetativo di per sé non è una condizione di malattia. Lo stato vegetativo di per sé è una condizione di disabilità.
lo stato vegetativo è definibile come lo stato di disabilità estrema. Perché non hanno malattie? Per il semplice motivo che queste persone per vivere non hanno bisogno di niente, di medico, non hanno bisogno di macchine, non hanno bisogno di terapie, non hanno bisogno di particolari cure, ma hanno bisogno semplicemente di quello da cui noi stessi ogni giorno dipendiamo per vivere. Hanno bisogno di acqua, di cibo, di igiene, di mobilizzazione e di irrazione. Dipende la loro vita, dipende solo da questo, da nient'altro. Se pensate, magari ognuno di noi conosce qualcuno nelle nostre case, vivono centinaia di persone che hanno bisogno di qualcuno che ogni giorno di alimenti, di idrati, di mobilizzi e di cure. Persone che senza questa cura morirebbero in pochi giorni. Se poi consideriamo lo stato vegetativo una malattia e non una disabilità, gran parte delle domande che da esso sorgono vengono ignorate. Perché lo stato vegetativo, come ogni altra forma di disabilità, ci obbliga a ripensare alla relazionalità sociale, alle politiche di sostegno e di integrazione che riguardano lui stesso, ma anche e soprattutto le famiglie di cui si prendono cura. Famiglie che spesso sono poste ai margini della convivenza sociale, esclusi o autoesclusisi per necessità, perché devono portare dei pesi inumani per continuare a dare cura e assistenza ai loro cari. Quindi qui non si tratta di dare delle terapie o fare degli esami particolari, si imbala in realtà qualcosa di molto più grave. Si tratta di riaffermare il valore della dignità e la dignità della condizione umana svincolandola da qualsiasi criterio di utilità o di efficienza. Oggi lo vediamo che la ribalta mediatica è continuamente occupata, sempre un po' una lugubre staffetta, da persone che richiedono questo diritto strano e nuovo, il diritto a morire. Mentre viene totalmente ignorata la domanda di assistenza e di cura che nasce invece da queste famiglie che si portano tutti i giorni carichi veramente enormi. Ma non parlo solo di stato vegetativo, si potrebbe pensare a chi in casa, il papà o la mamma di mente con l'Alzheimer, che sono veramente sole di fronte a questo. E poi un'ultima specifica, potremmo dire che lo stato vegetativo non è uno stato che l'idea fa venire in mente di una cosa cristallizzata che è così, che non è, è destinata a rimanere immodificata nel tempo e che non cambierà mai. In realtà lo stato vegetativo tutti i giorni cambia, le persone che vivono questa condizione tutti i giorni cambiano, non sono mai cambiamenti eclatanti, pure ci sono e che vengono evidenziati. Basta una capacità a deglutire un cucchiaino di gelato, un cucchiaino di yogurt, a sorridere quando siete all'osservatore e vi assicuro che la qualità della vita di queste persone cambia. Tra l'altro la cosa che colpisce di più le persone che vengono a visitare il nostro reparto è vedere la serenità di queste persone. Adesso io non voglio forzare la mano, però il viso e l'espressione di queste persone non è il viso di un'espressione di persone che stanno vivendo un'esperienza di sofferenza. Ecco, oggi nei nostri giorni il panorama, il problema primo è nella cura del welfare, nella gestione dello stato assistenziale e la gestione delle condizioni di cronicità. Ci sono sempre più malattie in cui la guarigione, il recupero di un'autonomia accettabile non sono obiettivi realistici. Però noi dobbiamo anche considerare che la non guaribilità o l'impossibilità o il recupero funzionale non sono ragioni sufficienti per negare la cura a chi si trova a vivere questa condizione. La cura nasce semplicemente dalla sua ragione d'essere nel bisogno del soggetto che abbiamo di fronte, in quanto soggetto debole e fragile. Una cura che sa di non poter guarire ma che non lesina sforzi e capacità per migliorare il comfort di queste persone. La nostra è una storia di presa in carico molto semplice, una cura che dura tanti anni, che ha bassissimo contenuto tecnologico, ma elevatissimo impegno umano assistenziale. È una cura che, come detto, sa benissimo di non poter guarire. Non siamo degli ingenui. Sappiamo che le persone che abbiamo lì non guariranno, non recupereranno funzionalità. Ma comunque, nonostante questo, questa cura saprà essere
ogni istante carico del bisogno di quelle persone, senza mai cadere nell'abbandono o nell'accanimento. Una cura che cerca di costruire una relazione, ed è sempre possibile costruire una relazione, anche con queste persone. È una cura che cerca di dare risposta alle loro concrete quotidiane esigenze fisiche, che sono le concrete quotidiane esigenze fisiche che abbiamo pure noi, di trattare tutte le patologie intercorrenti una volta si diceva che le sorgenti in stato vegetativo non possono sperimentare dolore. Io vi assicuro che possono sperimentare dolore e lo manifestano questo dolore. Quindi la cura di queste cose, la cura delle febbre, la cura delle infezioni, di tutte le complicanze che sono legate. Sono gesti semplici, lavare, vestire, mobilizzare, mettersi una carrozzina, alimentare. Ma se questi gesti semplici sono fatti in un contesto di forte relazionalità, possono favorire, anche dopo distanze di molti anni, il recupero di una capacità di relazione. Quindi sono gesti di cura che possono diventare dei gesti terapeutici. Il nostro giudizio sulla condizione umana, sulla malattia, sulla disabilità oggi è fortemente influenzato da un passaggio epocale che è accaduto in questi anni, dall'idea di sacralità della vita, all'idea della qualità della vita, che ha portato a una nuova definizione di persona umana. Oggi la concezione efficientistica ed utilitaristica dell'esistenza umana, che ormai domina ogni giudizio su chi sia degno o non sia degno di essere vissuta, giudizio che tra l'altro, come abbiamo sentito anche prima, quasi sempre espresso da altri, non dalla persona che è colpita da questa condizione, ha ridotto l'uomo alla pura e semplice biologia, come se ogni uomo fosse semplicemente la somma dei suoi organi e dei suoi apparati. Ma la biologia in realtà da sola non riuscirà mai a spiegarci cosa sia l'uomo. Alcuni anni fa era partito il famoso progetto Genoma, grazie al quale si doveva riconoscere il gene come unico carattere e punto di partenza di ogni caratteristica umana, dell'umano. In realtà questo progetto Genoma ha dimostrato esattamente il contrario, che la spiegazione della complessità di un organismo, dell'uomo, non risiede solo nell'informazione dei suoi geni. Noi siamo molto più della somma del funzionamento. Oggi il principio di autonomia e di autodeterminazione sono diventati i più sacri dei diritti, al punto che il loro esercizio è considerata condizione sufficiente per rendere buona qualsiasi opzione e legittima qualsiasi volontà. Ma questo ideale di vita che vagheggia una condizione umana senza limiti, vincoli, senza malattia, disabilità, addirittura qualcuno dice senza morte, noi dobbiamo dirci francamente, dobbiamo riconoscere che è solo una costruzione fantastica, perché un uomo così non esisterà mai. La solutizzazione del principio di autonomia e di autodeterminazione rende impossibile la costruzione di una relazione tra gli uomini. La società si trasforma in un insieme di individui estranei gli uni agli altri. Ma questa concezione non riesce a sostenere le domande e le fatiche che la vita inevitabilmente pone a tutti. Basta un semplice mal di pancia, basta un mal di schiena, basta l'esperienza di una fatica esistenziale per farci rendere conto che abbiamo bisogno di qualcuno per vivere. E poi questa idea di avere un pensiero libero, di autodeterminazione, l'idea di essere liberi davvero nelle scelte, è davvero vera. Ecco, io mi dubbi, oggi siamo condizionati da un ambiente culturale dove predomina questo pensiero unico che per definizione è dispotico e vuole essere lui a definire i nostri desideri, a definire i nostri bisogni e le nostre speranze. Poi la solitizzazione del principio di autodeterminazione ha totalmente snaturato, è stato anche detto questo, la relazione tra medico e paziente. Oggi non è più dominata la relazione tra medico-paziente dal principio di beneficialità, ma dei diritti, è come se fossero prevalsi i diritti del consumatore. Io, medico, sono un mero esecutore delle richieste che mi vengono fatte da un paziente. San Giovanni Paolo II, nell'Evangelio Vitae, ha detto molto acutamente: se la promozione del proprio io, intesa in termini di assoluta autonomia,
inevitabilmente si giunge alla negazione dell'altro, sentito come un nemico da cui difendersi. In questo modo la società diventa un insieme di individui posti l'uno accanto agli altri, ma senza legami reciproci. Ciascuno vuole affermarsi indipendentemente dall'altro, anzi vuol far prevalere i suoi interessi. In faccia alla difficoltà che si impadroniscono in noi quando spesso dobbiamo rapportarci con un malato non guaribile, con il grave disabile, si trasformano quasi che fosse gesto d'amore supremo nel desiderio che quella vita umana si concluda più presto. In Olanda oggi più del 32% delle richieste eutanasie vengono fatte non secondo la procedura, cioè l'eutanasia dovrebbe essere un atto anche in Olanda fatta in seguito a richiesta di chi la subisce. In realtà oltre il 30% dei casi si è visto che le eutanasie sono fatte su giudizio del parente o giudizio del medico sulla qualità della vita di quella persona. Una delle cose che più mi ha colpito in questi anni è stato lo stravolgimento del significato delle parole. E mi ha molto colpito perché questa cosa qua è accaduta senza che noi, come se fosse un nulla, una cosa da niente. Allora io ho sentito ai tempi di Ermanno Englaro definire un essere umano vivente un cadavere. Dare la morte è stato detto un gesto compassionevole, la sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione è stato chiamato un protocollo di cura e addirittura la cura erogata per tanti anni è stata chiamata una violenza. È interessante questo documento che è datato del 94, che è stato fatto e presentato alla Camera dei Lord sui disabili, in cui si dice che i disabili sono generalmente più soddisfatti della loro vita di quanto individui fisicamente abili si aspetterebbero se soffrissero della stessa menomazione. La persona sana non opera le medesime scelte della persona malata. E questo è anche un punto di criticità molto grande per le disposizioni anticipate in trattamento. In Olanda 350 medici hanno sottoscritto questo documento perché si blocchi la sospensione dell'estensione del diritto all'eutanasia. Ormai che estensione che riguarderà i dementi, gli anziani dementi, che potranno essere soppressi, anche contro la propria volontà, come è stato riportato. Persone che vengono soppresse perché dementi. Senza poi parlare dell'abbandono terapeutico, del non somministrare antibiotici o curare formulite a persone che hanno la demenza. Questo dato l'abbiamo già sentito detto prima due volte, comunque è impressionante. 40.000 pazienti passati dall'Istituto Mori a Milano, 4 richieste di eutanasia, una forse portata a termine. Questo ci dice della dimensione del problema, perché nessuno fa una legge per un caso su 40.000 persone che è niente. L'enfatizzare il problema è l'astuzia di chi gestisce queste cose. Io quando parlo di queste cose e trovo dei colleghi, chiedo sempre: ma te nella tua attività professionale quante volte hai avuto una richiesta di eutanasia? E normalmente mi sento dire mai. Io lavoro da 40 anni, faccio il medico da 40 anni. Ho fatto anche tanti anni medico di famiglia, non ho mai avuto, forse ho accompagnato a morte decine, forse centinaia di persone, non ho mai avuto da parte di nessuno una richiesta eutanasica. E in questi 21 anni che lavoro con le persone in stato vegetativo, nessun parente, nessun amico, nessun conoscente delle persone di cui ci prendiamo cura ha mai fatto una richiesta in questo senso. Anzi, certe volte ci troviamo dall'altra parte della barricata a dover combattere contro una richiesta di accanimento diagnostico terapeutico da parte dei parenti. Il problema critico sono sicuramente, per uno che fa il lavoro mio, che lavora con le persone in stato vegetativo, quello della alimentazione e dotazione.
alimentazione e idratazione sono diventate nelle disposizioni del trattamento un trattamento sanitario. Questo è stato fatto perché un trattamento sanitario può essere sospeso. Quando può essere sospeso, lo abbiamo visto, quando è futile e sproporzionato. Anche se assumessimo che l'alimentazione e idratazione sono un atto medico sanitario, e non lo sono perché io ho conosciuto tantissime mamme che al domicilio alimentavano i propri figli in stato vegetativo, facendogli la minestrina frullata, facendogli da mangiare frullato, senza nessuna competenza medica, li curavano benissimo. Può essere un atto medico, e evidentemente il posizionamento di Matteo, non la gestione che può essere fatta da qualsiasi persona. Comunque, se anche fosse un atto terapeutico, la sospensione non ha i requisiti, perché non è futile, è stato detto. Lo scopo dell'alimentazione e idratazione non è la guarigione del paziente, ma è mantenerlo in vita, non facendo morire per denutrizione o per disidratazione. E quindi questo scopo lo raggiunge, quindi non è futile e non è neanche sproporzionato. Tant'è vero che può farlo una mamma a casa sua, seguendo proprio il figlio in stato vegetativo. Forse è il tempo questo in cui si realizza questa profezia del 1983. Ci troviamo di fronte a una società in cui il numero di malati, di disabili, di malati cronici continua a aumentare. Questo pone grandi interrogazioni ai sistemi sanitari, sociosanitari, con costi economici che vanno aumentando sempre più. E allora, considerato il crescente serbatoio di anziani resi disabili dall'età e economicamente ammalati e fisicamente emarginati, la disidratazione potrebbe diventare a ragione il non trattamento di elezione. Contemporaneamente la Nazione Unita, l'OMS, ha fatto un documento nel 2006 sui diritti della persona disabile, nell'articolo 25, sotto punto F, i paesi firmatari si impegnavano a prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cura o servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità. In base a questo principio che ai tempi di Luana il ministro, come si chiama, aveva detto che le strutture sanitarie e il presidente del territorio nazionale non potevano sospendere l'alimentazione a Egua. Saccone, forse. Saccone. La persona in stato vegetativo manifesta nel suo esistere la condizione esistenziale più spoglia. Io non riesco a pensare di niente più povero esistenzialmente di uno stato vegetativo, ma allo stesso tempo più essenziale, perché di questa persona rimane quello che non potrebbe essere mai surrogabile, che è proprio stesso vivere. Fare qualcosa di assolutamente inutile in termini efficientistici o utilitaristici non sempre è privo di rilievo, perché nella società esistono delle realtà, sono delle realtà segnali che ci dicono del livello di civiltà di una convivenza. Io penso che la disponibilità a prendersi cura in una condizione come questa possa essere una di queste realtà segnali. Perché l'espressione, l'assistenza che viene erogata a questi individui è espressione della nostra indisponibilità a rassegnarci troppo facilmente, troppo fatalisticamente all'esperienza del male e del dolore, che comunque, con buona pace di tutti i filosofi, faranno sempre parte della nostra esistenza umana. Ecco, il tempo che ho trascorso a prendermi cura delle persone in stato vegetativo non mi ha mai fatto pensare che il mio impegno, ma più che altro i miei collaboratori, i miei operatori, i miei infermieri, loro, che sono molto più impegnati. Non ci ha mai fatto pensare che il nostro impegno rappresentasse per queste persone un surplus di sofferenza implicita, quasi fossimo dei sadici. Ma mi ha sempre portato a chiedere, o per me è una perdita di dignità professionale, perché anche questo mi è stato detto, tu stai lì a sprecare la tua professionalità, la tua formazione, i tuoi studi per curare questi individui. Ma io questo non ho mai avuto come problema, sinceramente. Ma questa osservazione mi ha portato spesso a domandarmi se il desiderio che quella loro vita si concluda al più presto sia davvero espressione
di un bene che noi vogliamo per quelle persone non sia invece l'espressione di una nostra incapacità a star loro di fronte e a prendercene davvero cura. Grazie.